Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro TonoKid che vi parla. Oggi siamo tornati con GTA Vice City, pronti per proseguire la nostra avventura col buon Tommy Vercetti. Lo vedo un po' sciupato o sbaglio? Un po' magrino in faccia, solo in faccia però. Allora, abbiamo diverse lettere sulla mappa, diverse signorine con le tettazze di fuori, ma dettagli. Allora, possiamo andare da Cortez, al nostro cowboy, che non mi ricordo mai come cazzo si chiama. Scusa, posso rubarti un taxi? Mi serve, grazie, arrivederci. Possiamo ovviamente far partire anche le missioni da tassista. Ma allora, da chi andiamo? Andiamo da Cortez, che siamo più vicini. Siamo qui a uno schiocco di dita, se non ci schiantiamo contro cose varie ed eventuali. Signori, come... ci si può incastrare così con i pali da luce? Come sempre io vi sollecito ovviamente a lasciare un like fin da adesso, un commento, mi raccomando, ditemi la vostra su tutto quello che volete, signori, datemi anche dei consigli, perché giustamente non sono il pro player di GTA, anzi assolutamente, vedete benissimo quante difficoltà io abbia in generale con tutti i giochi in realtà, quindi sono ben accetti i consigli, sì signore, signore. Va bene, agli ordini. Abbiamo già incontrato Diaz. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. Dica. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. E adesso le missioni si stanno facendo un po' pesantine, a livello proprio di mezzo militare, dobbiamo accaparrarci. E anche a livello di armi da utilizzare, insomma, abbiamo visto la missione con Vance, con Lance Vance dall'elicottero. Non era proprio la missione più facile di tutte. Insomma, no, vabbè, per carità, lì ci sparavano sì e no i nostri cari nemici. Andiamo con la Keta. Dobbiamo andare di là, credo. Quindi passiamo. Quella là è la mega villona di Diaz. Pensate un po' dove cazzo abita quel pezzo di stronzo. Cioè il villone in mezzo alla mappa del gioco. Hanno aperto tutti i ponti, quindi passiamo di là. Tra l'altro qua le città erano solo due, se non ricordo male. Non ce n'era una terza, che in realtà non hanno, se non sbaglio, un nome, ma è tutta Vice City questa, con i ponti e basta. Poi ovviamente i quartieri tipo Little Havana. Se no, cos'altro c'è? Dopo Little Havana c'è Downtown. Andiamo verso Downtown. Mo so cazzi però. Trovo un modo per rubare il carro armato. Il carro armato? Ho paura. Se io faccio così questi mi evitano? No. Convoy, halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Civilian, move away from the tank! Okay, platoon, move it out! E quindi? Hanno spostato la macchina! Civilian, move away from the tank! Scusi, scusi. E mo? Come cazzo faccio? Questo potrebbe essere un consiglio, no? Anche questo è chiuso. Ma cazzo faccio io? Ho paura però che mi ammazzino decisamente tanto se provo... Siamo morti in un istante così. Non è questo il modo. Ok, lo sappiamo. Ok, lo so. Non è questo il modo. Dobbiamo cercare di capire e... capiremo, non lo so. Vabbè. Ah, è vero, c'era una cosa comoda. A parte, vabbè, che abbiamo perso tutte le armi e questa cosa non mi va affatto bene, quindi...
Probabilmente ricaricherò, però c'era questa cosa utile che praticamente c'era un taxi parcheggiato fuori dall'ospedale che riportava alla missione, però vado di caricamento e ci riproviamo, devo capire come si faceva. Allora, siamo arrivati al convoglio e credo che... Boh, cioè credo e spero che ci sia un metodo alternativo. Proviamo a stare dietro, visto che questi vanno da qualche parte, si fermeranno prima o poi. Penso che sia l'unico modo, nel senso. Se ci avviciniamo e proviamo a entrare, non ci disturbano, il che è un bene. Vediamo se effettivamente si fermano da qualche parte. Possiamo sgattaiolare sul rino. Perché se no dobbiamo investire quelli che corrono e poi iniziare a sparare a raffica. Ma avete visto che in 448 ci hanno disintegrati la macchina. Boh, non lo so. Io spero che si fermino da qualche parte. Altrimenti è un bel problema. Scusi, dov'è che state andando? Giusto per sapere. Oddio, è andato a prendere delle ciambelle. Forse adesso è il momento. Salve! Ah, adesso è aperto. Sì, sì, mi allontano. Arrivederci, grazie. Salve! Ma questa si girava, è vero che si girava questo. Buongiorno. Detonazione, in che senso? Cioè, abbiamo il tempo? Abbiamo il tempo. Vabbè, che ecco. Credo che sia qua al garage. Non so dove di preciso. Salve! Salve! No, che cazzo, i rottami. Salve! Però signori, ho un carro armato. Spero che sia di qua, cazzo. Salve. Anche qua, è qua. Siamo arrivati. Già arrivati, a posto. Posso parcheggiare tranquillo. Eh sì, porto dentro. Non ci inseguono più, perfetto. Vabbè, ok. Bisognava solo aspettare, signori. Ricordatevi che la calma è la virtù dei forti, quindi bisogna avere calma. Bisogna fare le cose di fretta, perché sennò di fretta va a finire che ci smitragliano, come è successo. Oddio. Al policeman che fa botte con i messicani? Grande il policeman, uno contro tutti. Salve. Gli rubo la macchina, grazie. Cioè, è un prestito però. È un prestito. Allora, signori, andiamo dal nostro cowboy, dai. Andiamo alla A e vediamo che missione ci dà, insomma, il nostro caro amico cowboy, che non ho capito, non era sindaco, no, non era sindaco, però era un uomo ricco d'affari, un uomo d'affari ricco. Va bene, andiamo. Eccolo, siamo. Parcheggia la Cheta. Pronti? Due in un colpo. Attenzione. Collateral. Sempre con la limousine vuota. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti. Salve. Donald, you just shut up and listen. You might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Ottimo, quindi... disaster, like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Mi sembra una cosa bellissima andare a un funerale, insomma. Raffaels. Ma Raffaels sta di là? Credo di sì. Funerale anche sarà di là. Ormai stiamo facendo avanti e indietro tra le due sponde della città. E quindi andiamo da Raffaels.
Eccolo. Ciao Raffaello, dammi dei vestiti. Siamo uguali. E ti fai il gioco il capo della gang presso l'impresa di pompe funebri Romeros. Romeros il pomperos. Esattamente, pompe funebri. Lasciamo perdere. Il pomperos dov'è? Cioè, fuori gioco in che senso? Dobbiamo proprio ammazzare? Questi ci sparano appena ci avviciniamo, no? Eh sì. Salve, voi siete... me ne vado, si fa così, macchina toccata e fuga. Occhio però che abbiamo una gomma bucata, un attimo che... Quanto cazzo è grande Little Haiti, mannaggia a voi. Porca vacca. E non pensavo fosse così grande. Via, 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 fuga. Appena becchiamo il ponte torniamo addirittura di là. Ok, perfetto, fatta. Ottimo. Direi che anche questa è molto easy. Ci hanno sparato due persone. Siamo vestiti come... questa, la nostra macchina è lì da tipo 2 anni. Siamo vestiti un po' come dei pagliacci, ma andiamo da Diaz. Visto che siamo qua, non vado a salvare per poi tornare qua ancora, dai. Facciamo sta missione di Diaz sperando di non rimanerci secchi. Mi spara. Che cazzo, però. Pronto? Hey, Leo. I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You killed Leo? You must have big horned. Wanna work for me? Cazzo sei te? Attenzione, c'è un simbolo strano. Sarà una gang. Però prima passiamo da Diaz. La barca più veloce. Attenzione, si va in mare? Era lui che sparava, quindi. That's so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Chi la deve rubare? Oh. I got you. Where'd you come from? Ma stai... Come... ma che brutto... Brutto suono che fa il piccione. Sembra uno che fa il verso del piccione. Cambio macchina, questa rimarrà lì sulle scale per sempre, ma va bene. Dove cazzo... No, allora, il... ma porca, però, macchina appena... Oh, ma che cazzo di pali della luce ci sono? Distruttibili. Niente, la nostra macchina è ancora lì. Cioè, disseminiamo macchine abbandonate in giro per tutta la mappa. Comunque, il cantiere navale lì, che cazzo è sta qua? Sta da queste parti. Da tutto in fondo, credo, sì. E niente, andiamo a vedere. Tra l'altro, io se non mi ricordo male, in queste zone c'era tipo un'arma esotica. Mi ricordo male io? Da queste parti? No, mi ricordavo un qualcosa del genere. Allora. Questo cos'era, scusate? Che non cadere. Ah, un cuoricino. Porca vacca, ma quel palo lì non c'era prima. Salve. Si può? Non si può, perfetto. Prova l'interruttore per abbassare l'imbarcazione. Che cazzo. Bravo. Ciao caro. Ci credo che non muore. Lo investiamo a 2 all'ora.
Merda. Cazzo, così non li prende però. Che cazzo è l'interruttore? Qua. Trovato. Che spara ancora? Ah, uno fuori di là, sti cazzo. Oh! Scappa! No, che cazzo! Oh! Pazzito! Bella rosa, tra l'altro. Ma che stop! Dobbiamo andare da Diaz! Madonna, è vero che mi sparano da police. Bellina rosa. Ma cazzo, ma le barche vanno più veloci delle auto? Fatemi capire. Che break! Oh, posto, arrivati. Dobbiamo liberarci dalla polizia. Ah no, ok, perfetto. Va bene. E anche questa è fa... Ma che cazzo. Tra l'altro nelle piscine qua mi sembra che ci fosse un collezionabile. Ricordo male. Niente, io ho vaghi ricordi di cose che non esistono. Vabbè. Andiamo. Oh, buongiorno. Vuoi qua a far la bella vita, a carico del signor Diaz? Ecco, ci mancava anche da andare alla cabina telefonica. Comunque, se permettete, dovrei andarmene io, grazie. Qua c'è una macchina nuova? Sì, perfetto. La nostra è ancora lì sopra? Curioso. L'ha tolto. Ok, allora io adesso una salvatina dopo tre missioni di fila la farei anche. C'è il telefono pubblico nella prima città, quindi direi salvatina e telefono pubblico. Eccoci, parcheggiamo egregiamente. Incidente, dica. The European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Ok. Each member of the gang has a caller while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Quindi? Un assortimento è stato lanciato per te nel caso avessi bisogno di 9 minuti per uccidere tutti i membri della gang. Oddio, quanti sono? Porca vacca, partiamo bene con un testacoda. Mike Griffin avrà su un cartello pubblicitario a Washington. Questo ci dà le munizioni, però ci hanno dato il cecchino, ottimo. Andiamo in motoretta, ce l'hanno parcheggiata qua. Che fai, te ne privi? Ma questo... Madonna, ma si scivola con la pioggia, eh? Ciao, caro! Dick Tanner si trova presso la DBP Security, non si è... porca puttana, dammi... Scusa, amico, ho qualche problema con la motoretta, con la pioggia, quindi grazie. Ma come faceva a vedere questo? La macchina è bassa, lui è ancora più basso. Urla lui. Andiamo di velocità. Porca puttane. Mamma mia, che difficoltà. Quando piove, cazzo, si scivolano un botto le macchine. Soprattutto le moto. Ma potevi dirmelo prima. Cazzo, ma è della security? Non esploderà mai. Sceso. Merda. Marcus Hammond e Franco Carlos sono presso la gioielleria in Vice Point. Vado, corro, volo. Non ha corsa contro il tempo con la macchina già in fiamme. Che cazzo, però. Scusi, lei mi dia la Benshi. Cambio macchina. Oh, lei è lenti col cecchino, però. D'altronde. Ciao, caro, grazie che sei sceso veloce. Attenzione qua. Dove sta?
qua. Ho capito, ma questo muore o cosa? Bravo. Sì, non dovrei avvicinarmi troppo, ma capite bene che tu esplodi da solo? No, non farò esplodere 18 macchine, però. Ok. Oh, che cazzo fa questo? Oh, policeman, non sono stato io. Come fai a dire che sono stato io? Esploso una macchina, è colpa mia adesso. Questo dov'è che... Madonna, ma se scivolano queste macchine... Oh, che... Okay. Aspetta che prendo questo, va. Ok. Abbiamo ristabilito la neutralità neutralità poliziesca. Madonna, che fatica oggi. E non solo oggi. Direte saggiamente, giustamente voi. Occhio alla motoretta, che è un attimo che facciamo splat. Dove cazzo sta? Scusami, eh. Ah, in barca. Ok, vabbè, in barca. Allora facciamo così. Op. Op. Zoomalo. Ma non si vede, ma io... No, vabbè. Come si entra in questo complesso? È complesso entrarci. Ha! Vabbè, basta, la smetto. Ma qua lo vediamo, sì. Ciao, caro. Fai cheese? Questo è un turista. No, nelle palle no, dai. Testa bella. È in macchina. Ma porca puttana. Ma si può che mi sono incastrato di qua adesso? Ma vacca di quella Eva. Io mo come cazzo faccio a tornare di là? Non ci voglio credere. Che cazzo. Ma pazzesco. Ma io impazzisco quando vedo queste cose. Impazzisco. Dove cazzo si esce adesso? Ok, qua. La possiamo fare, 4 minuti e mezzo. Non so quanti ne manchino, ma più o meno... Li famo tutti. Speriamo. Scendi di qua. Andiamo di là. Oh, corri. Faccio perdere la police. Ma culo, vai di qua. Sì, si spacca tutto. Sì, tira giù i semafori. Corri, spingi da sta bench. Madonna, ma non me le ricordavo così lente le auto. Di 4 minuti. È in macchina, tra l'altro, ci hanno detto, quindi questo accostiamo un po' più in là. Ma non mi ha visto. Ma gli altri mi hanno visto quando mi sono avvicinato a 0 metri. Questo mi ha visto a 2 chilometri. Alzati. Bravo. Era l'ultimo? A posto, allora. A posto, signori. Beh, dai, facile anche questa. Salviamo, visto che siamo qua. Questo parcheggia sempre qua, ma questo è il mio parcheggio. Madonna, l'abbiamo mandato a Liberty City, quello. Il mio parcheggio personale, scusatemi. Tra l'altro, visto che siamo qua, ne approfittiamo anche per cambiarci, perché è abbastanza imbarazzante così, Non che con la camicetta hawaiana sia meglio, Però, già più guardabile. Vai, salvatina. E andiamo... Andiamo... Da chi andiamo adesso? Da Diaz o dalla gang che mi ha chiamato il capo branco dall'altro... No, andiamo da Diaz, dai. Eccoci, salve. Salve, posso parcheggiare qua? Sì, arrivederci, grazie, ciao. Ciao, ragazzi. C'è anche la limo, sto giro. Domanda e offerta. Jack, plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Ce l'ha con cosa? Con un computer? La stampante? Ah no, con la registratore. Ma no! It is my favorite El Burro movie, it's die. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn.
No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Vabbè. Dica. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take sì, ma senza grattatina, magari. And beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Più o meno. Non mi gratterei le palle con una pistola carica, però ognuno fa quello che ritiene più corretto. Aggiungi la barca più veloce, attracca, attracca, ah, attraccata, non è attracca. Scusate per me. Chiedo scusa, chiedo scusa. Non poteva farci direttamente spawnare sulla barca, c'è anche questa. Ah no, c'è la scenetta, stile... Ah, ecco perché. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. Non sono proprio convinto io di questa cosa, però, però. Gusti sono gusti. We got some competition. Together naked are the best kinds of families. Eh sì, è una sorta di se io passo di qua è normale? Sì. Oddio, è strettissimo qua. Vai, spara, Vince, mannaggia te. Di qua? Piano che va bene passare tra i canali, ma... Oh! Madonna, i rischi. Salve! Siamo i primi, eh? Piano, piano, piano che vi vedo addosso. Oddio. Aia, questa è difficile perché... La mira è quello che è. Che spara. Condizioni di barca sono già... Dico dimezzate però, insomma. E guardo avanti e guardo dietro. Devo guardare ovunque, devo guardare. Le molo. Ho capito, ma si spawnano dopo. Ciao. Cucù. L'elicottero non c'è più, quasi. Kaboom. Ma la barca è già distrutta, ma signori, ma che cos'è? Ho capito, non si capisce un cazzo, però. E mica è finita. Siamo arrivati, siamo arrivati. Mamma mia, che rischio. Spero che sia finita. Hai visto, eh? È arrischiato qua, eh. Un po' di colpi a vuoto. Come dance. Oh, piano. Ma è impazzito. Ha fatto tutta la fiancata. Contatti sudamericani. Trofeo guadagnato. Che qua non cadere in acqua. Che un attimo. Vetti da corsa sono da corsa consegnati a Jogspot in downtown. Non avevamo dei... Il vestiario da corsa. Noi, ma dettagli. Aspetta un attimo. Che qua adesso uscire è un cazzo di casino. E ci faccio andando. Ovvio. Non su di qua, piscinetta. E giù di qua, danno? No, dai, sto giro no. Va bene, noi di là non abbiamo una cazzo di casetta da comprare. Allora, facciamo così. Cerco dal lato di qua della mappa. Dal lato di qua, esatto. Della mappa, se c'è un appartamento, qualcosa da comprare, in modo che almeno abbiamo una base stabilita anche qua, dai. E poi andiamo a fare la missione per la gang lì del bosco.
Chi è questo? Ciao, Tommy, it's Lance. Ciao, Lance. Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle Sono of cool. something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. No, volevo capire. No, ho preso la droga. Non volevo prendere la droga. Però qua c'è il cuore anche. E no, volevo capire cosa fosse questo. Perché in realtà la proprietà da comprare dovrebbe. Ok, quando si sale in macchina, per fortuna torna tutto normale. Dovrebbe essere da queste parti. Da queste parti. Queste parti dove? Vabbè, signori, continuo nella mia ricerca perché non sono sicuro. Non so neanche se effettivamente sono già acquistabili oppure no. Quello anche. Ma questa qua sopra magari, mi ricordo qualcosa di rialzato. Poi... aspetta che scendo. Ancora, chi cazzo è adesso? Paul. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you're gonna owe me a favor or two after this sunshine. I'll see you later. Chi è Paul? Non mi ricordo. Vabbè, comunque cerco, vado avanti a cercare sto cazzo di posto. Eccolo, signori. 1000 solo? Ma è una catapecchia. Vabbè, sti cazzi, nel senso. Ce n'è un'altra, se non sbaglio, un po' più su. E magari possiamo andare a vedere anche quella. Si costa così poco? Assolutamente sì. È un po' scomoda questa, eh. È un po' scomodina. Però, però, l'altra invece un po' più su è proprio su su. Quindi, cioè, non ce n'è neanche una. Giù? No? La zona più giù della mappa, vabbè. Passiamo di qua. Oh! Attenzione, ho l'uomo d'affari lì. E questa dovrebbe essere indicativa. Scusi, non volevo. Non volevo. Salve, salve. L'ha investito. Questa dovrebbe essere indicativamente qua, forse. Eccola. Questa c'è anche garage, però, eh. Ah, questa è interessante. Quanto costa? 14.000 ce li abbiamo. Spendiamoli, sti cazzi, signori. Condominio. Tutto il condominio? Un appartamento. E vedi che questa c'è il garage. Ok, allora direi che visto che siamo qua, salvatina. Salvatina. E andiamo dalla gang allora. Eccoci. Parcheggiamo dall'altro lato della strada. Buongiorno, sempre col ferro in mano, mi raccomando. Gara sull'acqua. Attenzione, questo ci dà le gare. Garettini. Ah, proprio della serie. Easy, papi. This man's for me. You. Hola, chico. You the boy? Oh, yeah. You the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him. All dressed up like that. Cazzo vuoi? Guarda te che c'è la panza di fuori. You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Ovvio. Yeah. Like a woman. Very funny. I like you, big boy. Hai visto? Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little very chiquita ones. Cosa c'entrano le banane adesso, scusami? Pronti, andiamo sull'acqua, sulla terra, in volo. Oddio, in volo. La barca ce la dai tu o... usciremo mai da questo buio? Ok. Hey, Enrico. Ciao, Enrico. Così dicono.
Ok, man. Treat her like a woman. Vabbè. Oh, passare il primo tubo di controllo per cominciare il test. Ah, ok. 26. Madonna, è un test, quindi... ma non ci arriviamo di là? Ah, ok. Più o meno ci siamo arrivati. Occhio qua alla... Ma le scritte devono per forza occupare tutto lo schermo? Cazzo, non mi ricordavo questo fastidio nei giochi di una volta. Dobbiamo essere veloci? Veloci o efficaci? Che c'è una bella differenza, eh. Qua centriamo la rampa, che sennò è un cazzo di casino. No, c'è un'altra cazzo. Merda! Distorti. Ce l'abbiamo fatta, ok. Madonna. Niente, oggi è tutta una corsa contro il tempo. Ma va bene, eh. Ma perché ci devi insultare? Ma scusami, eh. Guarda come stiamo volando. Letteralmente, perché con tutte le rampe che ci sono giù. È più il tempo in volo che il tempo in acqua. Oh, sotto il ponte, passiamo. Sterzata. Con le toste. Torniamo, magari non di qua, contro il pilone. Hai visto, eh? Oltre che il gattino impaurito. Becille. Ma dobbiamo tornare indietro nella stessa zona? No, non credo. Rampa. Prendila, prendila, prendila. Madonna, perché non ha fatto solo slow-mo qua? Altra rampa. 1, 2, 3 e... Oppela! Basta, sono finiti gli slow-mo. Mancano 5. Un minuto. 4. Ah, ti piaccio? In che senso, però? Stiamo tornando indietro, ok. 3. 2. Sta barca qua deve passare adesso? È l'ultimo, signori. Con 30 secondi abbondanti d'anticipo. Là. Ciao caro. Alla prossima. Hai visto? Non dubitare mai più. Dove cazzo ci ha abbandonati adesso? Può salire qua, sì. Piano, perché se cadiamo in acqua è un attimo che... Madonna, sei ripida sta rampa. Dove stiamo? Dove c'è il coso di golf? Sì. Ma la gente può andare in giro con la golf cart... fuori dal centro di golf, dal campo. E nel dubbio prendiamo questa per prendere quell'altra macchina. Salve. Peracco. Pronto? Tommy, not dead man been chatting about you, mate. Che cazzo è? Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pule make you some stew, eh? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy? Ma che... Cioè, fatemi capire. Allora, è comparso il simbolo, credo, di una bambola gonfiabile. Siccome sono un po' curioso... Ma questi vecchietti che a momenti li investiamo. Siccome sono un po' curioso, io direi... Andiamo magari a tirare una salvatina tattica là. Qua vicino, dove abbiamo appena comprato le catapecchie. E poi andiamo da questa si... No, anzi, andiamo direttamente dalla signorina e sti cazzi. Cioè, tra l'altro ha parlato della zia. Non so se è effettivamente la zia o se... Catapecchia è una catapecchia. Ho paura, eh. Ho un po' paura. I polveri della zia. Che senso? Ah, è veramente una zia? Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them?
them calling your name, boy. Non si segga così, però, per favore, signora, mi scusi. Non fosse per il nero. Maybe she can give you a little juju after I juju. Give you some magic to give the llama and the stink eye. Look, this is all very give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. Che senso? The nasty proud foo-foos. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. Ah, ok. Belle polveri. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Sì, cara. Ho paura che nel tè ci fosse qualcosa. Non era molto convinto Tommy, o sbaglio? Fa anche fatica a caricare. I risultati si stanno avvicinando alle nostre riserve, fermali prima che ci riesca. Ma no, 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 aspetta, no, non prendere questa, quella molleggiata, lascia perdere. Ma il poliziotto, ma davvero? Ma io pensavo fosse una missione semplice. Cazzo si sale qua? Che? Don't move a muscle, chump. È una cazzo di trappola. Poi pensa al prossimo. Che senso? Dobbiamo raccogliere i pacchi con la police che ci insegue. Arrivederci, grazie. Ho un dubbio. Ma io posso prenderli così? No. Perfetto. Posso prendere? Come 4 stelle? Ma che sei matto? Ma vai subito al pain spray. No, no, le dico. No, 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 non mi conoscete voi. Che cazzo si entra qua? Ah, se ti vedevano entrare non ti faceva il servizio di pulizia, no? E siete matti? Non facciamo cazzate intanto che lampeggi. Si è buttato sotto lui, eh. Ma questa è pazza, ma questa missione qua è suicida. Io posso aspettare, cioè devo aspettare o posso raccogliere intanto? Gran peggio, no? Ok, si sono azzerati, perfetto. Tornano due. Come 5? E la Madonna, siamo morti, siamo ufficialmente... Oddio! La grande fuga! Mamma mia, che... Madonna! Che cazzo abbiamo combinato? Come me la sono svignata? Il problema è che adesso ci tirano una bottarella amichevole ed esplodiamo male. Qui. Qua è tutto chiuso? Sì. Fanculo. È un problema. C'è un grosso problema. Cazzo, siamo finiti noi qua adesso? No, l'elicottero. Datemi una macchina, vi prego. No, 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 fatevi i cazzi vostri. Come andare al rest? Ma che al rest? Ma qua si passa? C'è un modo per passare? Scusate, mi sono un po' perso. È rottamaio questo. Eccola, morto. No, no, non sparatemi. No, ce la facciamo a piedi. No, qua non c'è una via. È un vicolo cieco. È un vicolo cieco. No! Qua. Ti fermi! Mi serve la macchina! Fuga!
Ce la facciamo ad arrivare? Ci proviamo? Se mi dice che devo seminare la polizia, impazzisco, eh. No! No! A un metro! Non ti incastrare! Fatto! Fatto, voi non mi conoscete. Poliziotti adesso spariscono. Mille, fatto, posto, visto? Ma ho un dubbio. Questa bellissima macchina della polizia. La rubo. Tanto una stella sparisce in fretta. FBI, Ranger. Cioè, vuoi non rubare il Ranger dell'FBI? Che cazzo. Mamma mia, io pensavo fosse una missione semplice. Ho detto, ma sì, facciamola tanto. Vado all'altra casetta che c'aveva i garage. E invece sti cazzi, signori. Altro che missione semplice. Vabbè, niente, imparerò dai miei errori e salverò sempre prima di ogni missione sospetta, quantomeno sospetta. Faccio una capatina qua da ammunition perché... perché vorrei vedere se qua c'è qualcosa di nuovo. Come scorte esaurite, non ci fanno acquistare. Questo sì però, grazie. E niente, e pensavo... Madonna, pensavo mi avessero rubato la macchina. La fatica che abbiamo fatto a prenderla. Sì, possiamo anche attivare le missioni vigilante, ma anche no, grazie. Accendiamo la sirena, però. La polizia non si ferma con la sirena. Ok. Piazziamola qua, che potrebbe servire, eh. Ricordiamoci che abbiamo un'auto della polizia, che nel caso ce lo chiedesse in una missione, ce l'abbiamo qua. Va bene signori, salvatina tattica, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale e a questo punto vi do appuntamento con un prossimo video con il nostro buon Tommy Versetti. Alla prossima signori, ciao ciao.